In un mercato sempre più orientato verso i SUV, Skoda rinnova il suo SUV di medie dimensioni. Stiamo parlando di Karoq che a 4 anni dal lancio si rinnova con un facelift di sostanza. Un restyling quindi che ha cambiato i connotati stilistici della Karoq, ma in maniera molto molto delicata e seguendo comunque il più recente linguaggio stilistico del costruttore boemo. Lo si nota soprattutto nella parte anteriore, dove a cambiare sono in primis i gruppi ottici. Ora sono full LED già dall'allestimento di partenza, ma per i più esigenti ci sono anche i Matrix. Sono costituiti da ben 12 segmenti luminosi a faro in grado di creare un fascio di luce dinamico. Cambia poi la calandra che ora, come su altri modelli firmati Skoda, si unisce appunto ai fari, mentre un grandissimo lavoro è stato svolto dal punto di vista dell'aerodinamica. Tutta una serie di interventi che hanno fatto sì che il CX ora arrivi a fermarsi ad appena 0,30, significa il 10% in meno rispetto alla generazione pre-restyling. Un risultato sicuramente molto molto importante, reso possibile grazie a tanti piccoli interventi, come nella parte anteriore un nuovo disegno dell'lip inferiore e di queste feritoie in grado di incanalare i flussi d'aria verso le fiancate, dove a lavorare ci sono poi dei nuovi cerchi in lega dal diametro che va da 17 fino a 19 pollici, tutti parzialmente carenati, addirittura quelli di dimensioni maggiori hanno tutte queste paratie realizzate in plastica che il cliente volendo può staccare. Il fondo della vettura è stato in parte carenato appunto per migliorare i flussi aerodinamici che investono la vettura, mentre a chiudere il lavoro aerodinamico svolto dai tecnici Skoda, nel posteriore troviamo questo spoiler che è cresciuto nelle dimensioni in modo da allungare i flussi e creare un vortice il più lontano possibile dalla coda, dove a livello stilistico spiccano ora i nuovi gruppi ottici anche qui a LED. Un capitolo a parte quando si parla di Karoq va dedicato alle dimensioni e soprattutto allo spazio che queste garantiscono, perché pur a fronte di dimensioni esterne piuttosto contenute, perché stiamo parlando di appena 4,37 m, in realtà qui dentro di spazio ce n'è davvero tanto. Apriamo allora il portellone ad apertura elettroattuata. E abbiamo da qui accesso ad un vano di carico con una capacità in configurazione standard, come in questo momento, di ben 588 litri. Non mancano poi tutte le soluzioni Simply Clever, tipiche di Skoda, come i ganci per il trasporto di oggetti più piccoli, che possono essere appunto agganciati a un lato o all'altro del vano di carico, paratie removibili e il fondo ricoperto da questa pratica copertura in plastica che permette di non sporcare la moquette sotto. Ma se parliamo di spazio, è importantissimo sottolineare la presenza del sistema Varioflex, ovvero la possibilità di abbattere i sedili posteriori, a cominciare dagli schienali, creando però questo gradino che può essere facilmente rimosso sollevando interamente il sedile. In questo modo si crea un vano di carico perfettamente piatto, ma se ancora per voi non fosse abbastanza, allora il sedile tramite questa leva è facilmente asportabile. Pesa appena 10 kg, lo si può lasciare in garage e sfruttare appieno gli oltre 1800 litri di capacità di carico. Piccoli interventi estetici hanno riguardato anche l'abitacolo, che cambia soprattutto dal punto di vista delle tecnologie presenti a bordo. Quindi la struttura rimane fondamentalmente quella a cui ormai eravamo già abituati, cambia il sistema di infotainment che ora ha di base una diagonale di 8 pollici, ma che può arrivare fino a 9,2 come in questo caso, che lavora all'unisono con il virtual cockpit che è ora completamente digitale. Rimane pressoché la medesima invece la struttura dei pulsanti qui sotto preposti al controllo del climatizzatore, la leva del cambio DSG a 7 rapporti e non mancano poi, come sempre, anche qui, anche all'interno dell'abitacolo, alcune soluzioni Simply Clever come il
la vaschetta portaoggetti con tutti i vari spazi per incastrare alla perfezione bottiglie, monete e chiavi della macchina e, come sempre, qui sotto la presenza dell'ombrello, sempre pratico e ormai un marchio distintivo di Skoda. Una nota a parte va fatta, già che si parla di tecnologia, sugli ADAS, perché sul restyling della Karoq è cresciuta molto la suite e ora, attraverso il pacchetto Travel, che costa appena 400 euro in più dalla lista optional, si può accedere ad una suite capace di garantire la guida autonoma di livello 2. Modifiche estetiche a parte, la nuova Skoda Kodiaq è cambiata in parte anche sotto pelle. La gamma motori in realtà rimane confermata, si conferma quella di sempre, quindi si parte da un 1000 a benzina da 110 cavalli e si arriva al 2000 a gasolio, come quello che stiamo provando in questo momento, da 150 cavalli abbinato alla trazione integrale e al cambio DSG a 7 rapporti. Nel mezzo, novità rappresentata dal nuovo propulsore 2000 benzina a 4 cilindri turbo, anch'esso abbinato al cambio automatico e alla trazione integrale da ben 190 cavalli. Tutta la gamma motori in questo momento è priva di qualsiasi tipo di elettrificazione, una scelta strategica e voluta in realtà da Skoda, che va nella direzione di offrire una gamma motori comunque molto molto efficiente anche senza ricorrere ad artifici elettronici. I tecnici Skoda sono intervenuti su tutti i propulsori a listino, migliorandone l'efficienza. Vi basti pensare che sia lato cambio sia lato trasmissione sono stati ridotti drasticamente tutti gli attriti interni. Questo ha portato ad un miglioramento nell'ordine del 10% circa delle emissioni di CO2. Una volta su strada, alla guida la Kodiaq si conferma un po' quella che avevamo già avuto modo di testare in passato, quindi anche già nella generazione pre-restyling, per intenderci. Quindi un'auto sicuramente molto sincera, dalla dinamica devo dire anche tutto sommato abbastanza coinvolgente. Mi piace molto questo sterzo, perché ha un carico volante secondo me molto giusto per il tipo di macchina e soprattutto il target di clientela al quale questa si rivolge. È leggero, ma sempre molto molto preciso. Nonostante ci troviamo al volante di un modello a ruote alte, qui il rollio è sempre molto contenuto, anche quando si forza un po' l'andatura e ci si lancia in trasferimenti di carico abbastanza bruschi e repentini. Buona anche la frenata, ottima la modularità del pedale. Il DSG qui non ha una taratura fulminea, diciamo che su altri modelli riesce a mettere in luce un funzionamento un po' più brioso, ecco. Nonostante questo, comunque devo dire che i passaggi da un rapporto all'altro sono comunque sempre molto puntuali, molto precisi. Personalmente mi manca un po' la presenza dei pad qui dietro al volante. Detto questo, comunque si può intervenire manualmente, naturalmente, sul cambio direttamente dalla leva posizionata qui sul tunnel centrale. Buona la visibilità, un po' a 360 gradi, anche dietro devo dire che si vede molto bene. Comunque in aiuto nelle fasi di manovra c'è la telecamera, che ha peraltro un'ottima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità. Il motore, in questo caso il 2000 a gasolio più potente, ha una schiena notevole. Basta premere il pedale dell'acceleratore per sentire la Kodiaq lanciarsi in avanti con una buona decisione. Devo dire anche che è ottimo anche il lavoro svolto sul fronte dell'insonorizzazione. La variante, sempre con il 2000, ma da 115 cavalli che ho avuto modo di provare questa mattina,
è leggermente più rumoroso, forse per via appunto di un dato di coppia leggermente più basso, che quindi tende a far girare più in alto il motore per cercare appunto la spinta necessaria a muovere la vettura. Qui, essendoci molta più coppia, devo dire che si viaggia sempre a regimi leggermente più bassi e quindi il comfort acustico sicuramente ne guadagna. Detto questo, dicevo, il sistema di trazione integrale è un plus importante che oggi ormai sono rimasti in pochi ad offrire sul mercato, perché di SUV e di crossover è pieno, ormai tutti i costruttori offrono almeno un modello a ruote alte in gamma, ma sono pochi quelli che li propongono anche in abbinamento alla trazione integrale, in modo da rendere giustizia alla presenza di un assetto appunto rialzato e almeno sulla carta capace quindi di affrontare qualsiasi terreno. Questa Kodiaq è davvero in grado di farlo, perché comunque la luce libera dal suolo, così come gli angoli di attacco e uscita, devo dire che sono abbastanza generosi, quindi affrontare qualche strada bianca, qualche tratto di fuoristrada è davvero possibile con questo modello. Il tutto unito però ad un'anima molto trasversale, perché poi anche viaggiando in contesti urbani come sto facendo io in questo momento, la Kodiaq si dimostra assolutamente una valida compagna di viaggio, fluida nell'erogazione, comoda, facile, e quindi devo dire davvero un'auto valida un po' per tutti gli usi. E insomma, la Karoq è sicuramente uno dei SUV più trasversali oggi presenti sul mercato. Ha una gamma molto ampia, costituita da propulsori benzina e diesel con potenze da 110 fino a ben 190 cavalli, con prezzi che partono da poco più di 27.000 euro e superano di poco i 40.000 euro. Un'auto davvero per tutte le necessità, per chi ha bisogno di muoversi solo in ambiti urbani, fino a chi invece con la vettura ha bisogno di fare tanta strada. Ora, da questo contesto bellissimo e dalla Karoq è tutto, e quindi come sempre non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e invitare a seguirci su tutti i nostri canali social, e l'appuntamento è in edicola.